Benvenuti in questa nuova puntata di Performance PPC Show. Vi presento Fabio e Luca Facin, creatori di Performance PPC, Performance Go, Remote Project Management, Fattivalere, percorsi di affiancamento di consulenza e informazione in ambito marketing e management per lo sviluppo del business digitale. Sono autori del libro Sognavo la libertà e Remote Project Management. Buona visione! Eccoci, benvenuti e buongiorno, buon giovedì, nuova diretta. Nuova location anche. Nuova location, attenzione c'è una sorpresa, vorrei girare. Non so se si possa far vedere, praticamente siamo nello stesso stanzone, io e Fabio, è venuto nel mio ufficio segreto in Italia, a Vicenza. Non so se funziona tutto, oggi diteci se funziona bene tutto, sì, se si sente bene, se perché ragazzi tecnici, abbiamo lo stesso microfono con la modalità conferenza, quindi alta tecnologia oggi, visto che parliamo di digitalizzazione, stiamo testando queste nuove cose, quindi diteci se si sente tutto bene. Ciao Mariana, ciao Elena, ciao Youssef. Oggi vi portiamo veramente informazioni utilissime di valore che non ho mai sentito da fuori, appena ho beccato questi professionisti che sentirete oggi, che ci spiegano come finanziare i nostri progetti a fondo perduto, quindi sono soldi che arrivano alla vostra azienda in regalo, tra virgolette, anzi che state già pagando in tasse, quindi sarebbe il caso di usarli. Li ho presi subito e li ho portati al Performance PPC Show, quindi adesso lo vedremo. Scusate che sto ancora condividendo. Esatto. Condividete questo video, ragazzi, con la vostra rete perché è importante. Sì. Siamo in live nel mio profilo Facebook e nella pagina Performance PPC, quindi poi ci sono le presenze che sono anche un po' metà da una parte e metà dall'altra. Prima o poi ci organizzeremo per andare tutti live allo stesso posto. Quindi condividete il video perché appunto parleremo di come poter ottenere... di come poter digitalizzare la propria azienda. Che cosa significa? Significa renderla, cioè sfruttare al massimo tutti gli strumenti del digitale per trovare nuovi contatti, trovare nuovi clienti, aumentare le vendite, eccetera, e farsi finanziare tutto questo, quindi praticamente catapultare la propria azienda nel futuro e farsi finanziare tutto questo, quindi è importantissimo per qualsiasi imprenditore all'ascolto, per cui condividetelo con i vostri contatti e con le vostre, con la vostra rete. Avremo due ospiti d'eccezione, esperti del settore, esperti di digitalizzazione e di finanziamenti per questo tipo di obiettivi, per cui ve li abbiamo portati ancora una volta qui nel Performance PPC Show, come abbiamo portato altri ospiti di spessore nelle ultime settimane, per cui ragazzi, continuate a seguirci e condividete con la vostra rete questi video, che potrete poi trovare nel nostro canale YouTube e nel podcast Performance Paperclick. Quindi potete cercare il podcast in Spotify, in iTunes, in Apple Podcast, ovunque, e anche nel nostro canale YouTube trovate tutte le dirette delle scorse settimane. Yes, direi di ricordare, Fabio, che cosa dovete ricordarvi adesso? Prima di partire, se non vi siete iscritti, prendete il biglietto per l'evento che faremo il 6-7 di giugno, il laboratorio, anzi non l'evento, ma sono dei laboratori di esercizio che si chiama La Fabbrica di Fatturato.com, il sito per iscriversi, lafabbricadifatturato.com. Non parleremo di cartoni animati, ma abbiamo dato questo nome simpatico per essere più attraenti, ma in verità faremo delle cose molto serie, cioè dobbiamo togliervi dalla testa quello che è il marketing online che avete conosciuto fino adesso e dirvi come si fa da quest'anno, perché le cose sono cambiate, bisogna saper generare dei contatti online, bisogna crearsi una lista, bisogna sapere poi come curare questa lista per farli diventare clienti, quindi sono cose molto molto importanti per qualsiasi tipo di azienda, specie per chi si occupa di servizi, consulenze, formazione, quindi vi consiglio a tutti di partecipare anche perché è gratuito. Quindi. Esatto, e lo faremo con delle esercitazioni, quindi saranno due serate, quindi capite che non è il classico webinar di un'oretta in cui diciamo le solite
solite quattro cose e poi... In diretta Zoom, In diretta Zoom, un laboratorio pratico, due serate, 6 ore in totale, domenica 6 e lunedì 7, dalle 19 alle 22, quindi non avete scuse. E faremo degli esercizi, come vedete qui c'è il programma, faremo degli esercizi pratici per individuare il pubblico ideale, per capire come ottenere i contatti di questo pubblico, come vendere poi i propri servizi. Quindi è dedicato a chi vende servizi, a chi vende consulenze, ai coach, a chi vende formazione. E poi vi sveleremo uno strumento che utilizziamo noi, che abbiamo utilizzato anche con tantissimi altri business di successo e con il quale abbiamo strutturato dei lanci da diverse centinaia di migliaia di euro, un business unico che vi permette di creare tutto questo, quindi vi permette di creare le vostre landing page diventando totalmente indipendenti, autonomi da agenzie web esterne che per qualsiasi minima modifica vi chiedono di aprire un ticket e di aspettare 3 mesi, quindi diventate assolutamente autonomi nella gestione del vostro business online. Vi permette di comunicare con i contatti, quindi di creare sequenze email, eccetera, e di poi monetizzare i contatti vendendo i vostri servizi. Quindi lo scopo di questo evento è proprio quello di iniziare a creare il vostro funnel e poi farvi capire come implementarlo concretamente. Quindi sì, tra l'altro siete in 599 iscritti, quindi il prossimo che si iscrive siete tantini, ma adesso arriveranno la maggior parte in queste ultime 2 settimane. Comunque siete già praticamente 600, quindi direi che ne vale la pena. Come sempre saremo in centinaia online, però chi vorrà potrà anche parlare, daremo la parola, quindi insomma faremo tante quindi cose. Andate su Youssef, qui ha messo il link, e andate su la fabbrica di fatturato.com. Vediamo se lo trovo, eccolo qua. Bravissimo Youssef. Okay. Elena vuole vincere il premio, Elena. Dai che il prossimo vince il premio. Io, ultimo annuncio per chi viene a Bologna. Allora, ci vediamo. Perché sono in Italia? Ecco. Perché sono in Italia in questi giorni? Perché domani saremo a Bologna a Vendita Strategica, l'evento, il corso di Vincenzo Gengaro, il nostro collaboratore che si occupa di vendita, ok? Quindi nostro collega, collaboratore, sembra nostro collega, sì, che si occupa di vendita, e sarà un weekend super. Noi faremo un intervento sabato mattina riguardo la lead generation, quindi come generare i contatti per poi facilitare il lavoro dei venditori. Inedito, perché abbiamo finito ieri le slide, quindi chi verrà vedrà qualcosa che non abbiamo mai detto prima, quindi Nadia, brava. E tra l'altro c'era una nostra studente, Nadia, che aveva acquistato appunto il biglietto per due e cercava una persona che potesse andare con lei. Perché quindi se c'è qualcuno di interessato ci può contattare e le mettiamo in contatto con Nadia. Sì. Non è una cosa organizzata da noi, però ragazzi vi consiglio di venire, c'è anche l'hotel, siamo in hotel insieme, staremo insieme 3 giorni. Ciao Alerio, ciao. Alerio, okay. So che sei molto contento della formazione che stai facendo, bene. Io direi di partire, Fabio. Sì. Direi di partire, mi sono scritto qui giù un po' di domande. Allora, prima di tutto voglio fare un recap. Avete visto che in questo mese di maggio abbiamo fatto, sono i fioretti che si facevano a maggio, per tutte le aziende abbiamo fatto degli appuntamenti pazzeschi. Abbiamo chiamato qui, il primo è stato Raffaele Gaito per parlare di web marketing, non a caso, insomma. Poi abbiamo chiamato Luca Pacini, che ci ha parlato di come posizionare la nostra azienda nei confronti delle altre aziende, nei confronti delle banche, quindi alzare il livello di reputazione per avere più credito. Vi ricordo che la scorsa settimana avevamo qui Roberto Tibi, un autore bestseller di libri sulla vendita, formatore sulla vendita, che ci ha parlato di come vendere di più. Ci sembrava giusto chiudere il mese con la ciliegina sulla torta. Parliamo di digitalizzare, modernizzare l'azienda per farla andare meglio, fatturare di più e non avere più problemi quando vi chiudono con il lockdown. Quindi abbiamo chiamato 2 esperti. Il primo è Orazio, che ci parlerà di come organizzare la digitalizzazione, il cambiamento in azienda. Quindi abbiamo un sacco di strumenti per migliorare la produttività e l'organizzazione aziendale. E poi c'è Roberta che ci parlerà, di Clom, che ci parlerà
invece di come finanziare tutto questo, come finanziare anche Fabio e Luca, perché se non lo sapete, in verità abbiamo scoperto grazie a lei che di fatto la nostra formazione, quello che facciamo per le aziende, quello che insegniamo, poi loro replicano all'interno, può essere anche completamente finanziato con fondi europei, fondo perduto, insomma, lascio parlare lei. Esatto, adesso ci spiegherà perché potrebbe essere, anzi è sicuramente una novità molto interessante che vogliamo introdurre a chi ci segue, perché può portare a grossi benefici. Introduciamoli Luca, perché altrimenti parliamo solo noi, invece okay, vogliamo sentire la loro voce. Allora, Orazio Mondin e Roberta Mila, Milanesi stavo dicendo. Ciao Roberto. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao Luca. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Quando partiamo io e Fabio iniziamo a parlare troppo, poi oggi è qui. Se vedete che guardo di fronte perché è qui Fabio, anche se non sembra, io ho uno studio con di fronte l'area riprese, vedete che c'è anche lo sfondo nero e siamo nella stessa stanza oggi, così perché domani mattina partiamo presto. Orazio, come stai? Bene, bene. Sai che preparato qui con voi a condividere quello che abbiamo appreso In tanti anni di percorsi e di digitalizzazioni, quindi grazie dell'invito. Presentati pure, se vuoi dire appunto cosa ti occupi e come aiuti le aziende. Sì, io rappresento Globalcom, che è un'azienda che si occupa di trasformazione digitale. In realtà l'obiettivo è proprio di creare delle aziende sostenibili, visto che è sempre più presente questa esigenza, che oltre al profit, quindi uno dei tre, il concetto delle tre P sempre che caratterizza le aziende sostenibili, quindi il profit, quindi far profitto, le persone e il pianeta, possano avere tra di loro un equilibrio. Per farlo, dal punto di vista nostro, da 20 anni ci occupiamo di utilizzare le tecnologie per gestire questa trasformazione, quindi una combinazione di tecnologie con organizzazione, tenendo presente appunto che l'obiettivo è proprio quello di creare aziende più sostenibili e non digitali. Esatto, Orazio, tra l'altro è una bella esperienza, bella e lunga, dopo ci racconterai che cosa hai fatto in tutti questi anni, quali sono state le esperienze. Però Fabio, noi siamo sempre in colpa perché non facciamo mai prima parlare i cavalieri, le donne, però poi c'è genderless, quindi va bene lo stesso. Scusa Roberto. Va bene lo stesso, va bene. Anche tu Roberto, se vuoi presentarti. Sì, vi ringrazio anch'io tantissimo per questa opportunità. Io sono Roberta Milesi, Clom è una società che si occupa proprio di affiancare le imprese, gli imprenditori nella ricerca delle opportunità di risparmio, di finanziamenti, di bonus, o di tutto quello che è a disposizione per le imprese e che nello specifico per quello che ci riguarda attiene alle risorse umane, quindi incentivi per le assunzioni, finanziamenti per la formazione e credito d'imposta per innovazione, digitalizzazione, eccetera. Quindi anche noi siamo attivi da 20 anni, diciamo che assecondiamo i cambiamenti del mercato e cerchiamo così, in modo liquido di adeguarci a quelle che sono le novità, le conosciamo, le studiamo e poi le presentiamo ai clienti. Si può dire quasi che è un gioco a somma zero, no? Noi facciamo dei servizi, poi vengono pagati da Roberta, quindi alla fine, no, in verità sono, immagino, sono tasse che noi già paghiamo, quindi questi fondi, poi in verità noi le aziende già li pagano, devono usarli, sono fatti per svilupparsi, no? Molto spesso sì, questo vale per i fondi interprofessionali per la formazione, per esempio, che sono già pagati insieme ai contributi IMSS da tutte le imprese che hanno dipendenti. Nel caso del credito d'imposta, invece, per esempio, si recuperano dei soldi dalle tasse, dall'F24, quindi l'ho detto proprio in parole che più povero di così non si può, si pagano meno tasse se si dimostra di aver attivato piani di digitalizzazione, di formazione per automatizzare procedure, eccetera, eccetera, poi se volete scendo nel dettaglio. Yes, assolutamente sì. Beh, che dire Fabio, Orazio, poi di questo
ci ha parlato, no? Prima di andare in live dicevi sì, digitalizzazione dell'azienda non vuol dire niente, no? Però in verità parliamo delle tre P, come ci hai detto, profitto, persone, pianeta. Quindi cos'è per te la digitalizzazione, Orazio? Sì, la digitalizzazione per me è cambiare prospettiva, avere degli strumenti in più per riuscire a gestire quel cambiamento che ognuno di noi scopre sulla sua pelle quanto è difficile. Cioè, di partenza non accettiamo il cambiamento. Ognuno di noi nelle proprie aziende ha provato a portare del cambiamento, ha trovato un sacco di fallimenti, nel senso che, cioè, non solo nel digitale, a parte che nel digitale quasi il 70% dei progetti di digitalizzazione pura fallisce. Perché? Perché in realtà si pensa che con uno strumento, con un nuovo software, si riesca a cambiare l'azienda. In realtà non succede così. Cioè, in realtà, se le persone non decidono di cambiare e usano gli strumenti, nulla succederà. Quindi il vero dramma è che questa resistenza al cambiamento nessuno la vuole più affrontare. Cioè, quindi il mondo si divide, siamo tutti un po' dei dinosauri, cioè abbiamo una resistenza interna al cambiamento, sappiamo che è altamente probabile fallire, che il fallimento avrà delle conseguenze su tutti quelli che ci sono intorno, che diranno, ah, hai visto, ha provato, anche lui ha perso, quindi avremo tutto che ci blocca in questo percorso di cambiamento e a un certo punto dobbiamo decidere fare o non fare. Ma fare o non fare non la digitalizzazione, fare o non fare la competitività, dare o non dare la competitività aziendale alle nostre aziende, quindi il futuro. Ed è lì il punto di partenza, cioè decidere se fare o non fare. Tu, Orazio, mi parlavi, come era il paragone della squadra di calcio? Dici, sì. Luca e Fabio fanno il marketing, beh, per chi di voi è qui che non ci conosce nuovo, non so se l'abbiamo detto all'inizio, io e Fabio ci occupiamo soprattutto, cioè il nostro core business è fare consulenze sul marketing per le aziende, per fare marketing online, quindi acquisire contatti e clienti online. Tu questo l'hai paragonato alla punta d'attacco di una squadra che è l'azienda, no? Sì. E poi c'è, allora, tutto il resto della squadra, però. Sì, in realtà di fronte a quello che dicevo, fare o non fare, il problema è che a un certo punto bisogna fare. Cioè, o moriamo o facciamo qualcosa. Affrontare questo fare diventa un casino, perché poi la nostra mente ci ricorda tutti i fallimenti di quando abbiamo provato a portare un'innovazione, un cambiamento organizzativo in un'azienda. La metafora che si avvicina di più a questo cambiamento è il gioco, e in particolare noi l'abbiamo abbinato al gioco del calcio. Allora, se pensiamo alle nostre aziende, le nostre aziende sono teoricamente delle squadre, perché uno dice un'azienda, se non è, dovrebbe essere. In realtà tutta l'organizzazione è un'organizzazione di tipo funzionale, uffici che non si parlano tra di loro, e anzi il gioco è farsi il gol, il commerciale con quello della progettazione, la progettazione con l'amministrazione e così via. Un casino incredibile. Diciamo che qualche gol si segna, perché molto spesso nelle aziende ci sono utili. Se riportiamo questa metafora nel gioco, è che abbiamo una squadra, la riportiamo, dobbiamo fare in modo che le persone lavorino insieme, e in effetti, se lo rapportiamo anche al vostro ruolo, voi vi occupate di attacco. Se una squadra, se un'azienda può essere vista come l'attacco, marketing, vendite, centrocampo, progettazione, produzione e così via, difesa, amministrazione, controllo e finanza, cominciamo a dire, caspita, se giocassimo, se cominciassimo a giocare delle partite, non l'uno contro l'altro, ma avendo chiaro dov'è la rete, giochiamo in terza categoria, non importa, ma se tutti cominciassimo a vedere la stessa cosa, ecco che la squadra comincia a giocare. E quindi ogni ruolo, se lo vediamo anche noi, siamo tre ruoli, attacco, gioco di squadra, e chi porta finanzia tutta la squadra, la Roberta con Clom. Ecco che la vera sfida è fare in modo di giocare in squadra. Il digitale è indispensabile.
per fare questo. Non so se il digitale, come adesso facciamo la domanda a Fabio. Quindi digitalizzazione è come la vediamo? Noi la vediamo anche come rendere il business un po' più immune, no? dal mondo offline, sfruttare il mondo online. Questo Fabio, sì, tu, alla fine... quante aziende hai aiutato in questi anni? Cioè, era quello? Cioè, alla fine... passare dall'offline all'online. Sì, è che poi, cioè, in realtà, spesso chi pensa che il marketing online o sfruttare l'online per pubblicizzarsi, per trovare clienti, per comunicare, sia qualcosa che debbano fare solamente le aziende che vendono online, ma in realtà tutte le aziende, che chi vende offline può sfruttare, anzi deve sfruttare l'online per farsi conoscere, per acquisire clienti che poi possono essere chiusi dalle vendite offline. Quindi in realtà non ha più senso appunto parlare di online offline, ma è semplicemente uno degli strumenti per farsi conoscere, se non il più utilizzato. E tra l'altro, a proposito di strumenti di marketing, strumenti per farsi conoscere, noi abbiamo testato anche negli ultimi giorni anche altri strumenti cosiddetti offline tradizionali, e nei prossimi giorni pubblicheremo un po' un caso studio, proprio i risultati di quello che abbiamo individuato, di quello che abbiamo provato sulla nostra pelle e sulle nostre tasche in questi ultimi giorni, perché effettivamente abbiamo voluto provare, e tutto quello che noi spieghiamo lo vogliamo prima provare su noi stessi, quindi con il nostro budget, e poi comunicare, poi condividere con chi si affida alle nostre consulenze o a questi nostri corsi, condividere quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato. E possiamo dire che oggi il digitale è imprescindibile. Oggi, per acquisire clienti, per farsi conoscere, bisogna strutturarsi online, bisogna capire come creare un sistema di acquisizione, contatto online e di promozione online. E tutto questo, appunto, oggi l'opportunità che vi vogliamo portare è appunto che potrebbe essere anche tutto a costo zero, cioè potreste creare questa struttura, questa macchina che vi porta continuamente contatti, vi porta vendite, a costo zero. E quindi, Roberta, concretamente, come può un imprenditore farsi finanziare tutto questo? Farsi finanziare la macchina genera contatti, o la macchina per, non so, la formazione generale per la propria azienda, o gli strumenti che permettono all'azienda di ammodernarsi e di entrare nel, insomma, di prepararsi per il futuro. Ma lo strumento più importante in questo momento per le imprese che vogliono digitalizzare il marketing, vendere online, imparare a utilizzare strumenti digitali anche per analizzare poi i risultati delle campagne marketing, adottare un CRM, tutte queste attività, insomma, che possono agevolare le imprese nelle vendite e nel farsi conoscere dai clienti, possono rientrare nei temi che la formazione 4.0 ricomprende tra quelli che fanno ottenere un credito d'imposta. Un credito d'imposta che è molto alto, nel senso che tutte le imprese che formano il personale all'utilizzo degli strumenti che voi mettete a loro disposizione, oppure alla formazione che voi stessi gli fate, no? Quindi tutti i dipendenti formati, per tutti i dipendenti formati l'impresa può richiedere un credito d'imposta fino al 50% del costo del lavoratore formato. Ma questo significa che non solo i lavoratori formati da voi, i dipendenti formati da voi rientrano nel conteggio, ma anche poi i colleghi a cui il lavoratore formato spiega poi, quando torna in azienda, il nuovo strumento, il nuovo software, la nuova procedura o il nuovo metodo di lavoro. Quindi a sua volta lui si fa formatore dei colleghi, perché per formazione parliamo di formazione d'aula, formazione one to one, quindi on the job, formazione anche a distanza, perché adesso... dopo la pandemia ormai usiamo tutti piattaforme, sì, tantissimo. Quindi basta ovviamente tenere tracciati i log e
i tempi di connessione, e tutto questo può essere utilizzato come prova, no? Come dimostrazione. Anche le registrazioni delle videochiamate potrebbe essere? Sì, se uno dei partecipanti è docente per gli altri. Sì. Se uno è formatore, valgono anche le videochiamate registrate, certo. Quindi un'azienda affida a un dipendente, cioè vuole formare un dipendente, si affida magari alle nostre consulenze o acquista i nostri corsi, sì. Studia tutto quel finanziamento, quell'investimento è finanziato al 50%, ok? Grazie sì. Imposta. E poi questa persona che si è formata, se poi forma gli altri dipendenti, gli altri collaboratori dell'azienda, quel tempo viene a sua volta... Da diritto a un nuovo credito, a un ulteriore credito d'imposta. Quindi in pratica si possono recuperare parte dei costi di consulenza del formatore e fino al 50%, poi cambia a seconda della dimensione aziendale, per le aziende più grandi è il 30%, per le più piccole, le medie è il 50%, il 50% del costo lordo dei lavoratori messi in aula. Faccio un esempio. Un'azienda con 100 dipendenti che fa mediamente 8 ore di formazione al mese per tutti, e non è difficile pensare che tra colleghi si facciano momenti di aggiornamento, passaggio di informazioni, affiancamenti, i nuovi ingressi per esempio, i nuovi assunti vengono tutti formati. Se pensiamo a un costo medio del lavoro di 20 euro l'ora, noi abbiamo 190.000 euro circa di costo del lavoro. Dei lavoratori formati in un anno, di questi se ne può recuperare il 50%, quindi nel credito d'imposta del primo F24 dell'anno successivo si scontano quasi 80.000 euro, insomma, se c'è capienza, altrimenti viene rateizzato su più F24. Ovviamente c'è un massimale, perché per le piccole e medie imprese si può arrivare a 300.000 euro di recupero, mentre per le imprese più grandi sono 250.000, però all'anno, e questa è un'opportunità che c'è nel 2021 e ci sarà anche nel 2022. Quindi, ci siamo dentro, sì, Fabio, sì. Con questi budget? Sì, riuscite a pagare la consulenza di me e Fabio, uno di due? Sì, un'ora. Direi che sì, di solito si recupera più di quello che si spende per le consulenze. Perché noi, io per esempio, anche noi viviamo sulla nostra pelle prima di promuovere o di consigliare qualcosa. E noi abbiamo adottato di recente un nuovo CRM. Ecco, l'adozione di un CRM e la formazione per l'utilizzo del CRM sono recuperabili. Quindi tutte le ore che i miei collaboratori sono stati formati, o le riunioni di aggiornamento, o tutti gli spin-off, le nuove risorse che abbiamo inserito, che hanno dovuto imparare ad utilizzarlo, abbiamo tracciato su dei registri tutta la formazione, perché ovviamente poi bisogna utilizzare degli strumenti adeguati, è tutto, deve essere tutto in regola, e noi questo è il nostro lavoro, no? Poi affiancare le imprese nel preparare tutto come si deve per presentare poi a fine anno, sì, la dichiarazione. E siamo riusciti a recuperare più di quanto ci ha portato il CRM. Quindi il vostro supporto è quello di capire intanto se l'azienda ha i requisiti per chiedere, e poi anche affiancare, cioè spiegare tutte queste procedure per registrare le ore. Ti dico subito una cosa, tutte le aziende hanno i requisiti, per cui di sicuro le aziende hanno i requisiti, anche quelle che hanno solo un dipendente, anche se chiaramente poi per loro conviene poco. Noi verifichiamo che abbia i requisiti l'oggetto della formazione. Siccome si chiama di formazione per la digitalizzazione, la prima analisi è quella di comprendere a che tipo di digitalizzazione sta andando incontro l'azienda, no? Quindi se sta digitalizzando un processo commerciale, di marketing, amministrativo, oppure sono ricompresi anche altri temi, altri argomenti, la cyber security, i big data, tutta l'analisi, tutte le analisi fatte di informazioni, dati, realtà virtuale, realtà aumentata, rientrano proprio tantissime cose. Quindi il primo incontro serve per analizzare che tipo di digitalizzazione sta affrontando l'azienda, e poi si fa una
un'analisi, un'ipotesi di un recupero possibile sulla base di quante persone saranno formate su quella digitalizzazione, quante persone della squadra, per mantenere l'esempio del calcio, verranno poi allenate a questo nuovo sistema. E facciamo una stima del recupero possibile sotto forma di credito d'imposta, che comunque sono soldi risparmiati. Quindi, certo che sì, Ella, mi dicevi, funziona meglio dai 10 dipendenti in su, diciamo, sì, per avere volume, no, di formazione, chiaramente, però è da prendere in considerazione un po' tutti, possono contattarti. Noi abbiamo messo i contatti qui, sia di Roberta Milesi Glom, quindi li trovate in chat, che di Orazio Mondin, li trovate qui, ci sono direttamente i link. Tra l'altro, bello il sito, lavorare senza carta.net, fantastico. Non so se avete capito, io di solito, no, chi come me e Fabio dicono sono due ragazzini giovani che fanno web marketing, in verità vedete che stiamo cercando di allargarvi in modo di essere un punto di riferimento per business che fanno servizi, consulenze online. Cerchiamo di portare questi professionisti qua per aiutarvi in vari modi. Non so se l'avete capito, ma Orazio è il vostro Virgilio che vi può guidare nel miglioramento, nello sviluppo della vostra azienda. Quindi lui vi può dirigere su tutti i reparti dell'azienda. Poi, se volete sviluppare il marketing, venite da Luca e Fabio. E poi c'è San Roberta che vi può permettere anche di finanziare il tutto. Ognuno fa un ruolo diverso, spero sia chiaro il perché siamo qua tutti e quattro, no? Però tutti e quattro ci integriamo, tutto Orazio. Sì, sì, mi leggo anche a quello che diceva Roberta, no? Guardo nel Veneto, ad esempio, in questo momento ci sono, oltre a quelli che diceva Roberta, un paio di bandi. Uno che si chiama Alleniamoci al futuro, nuove competenze per il lavoro che cambia, oltre al fondo nuove competenze, che si lega un po' al discorso che faceva Roberta prima. Il che vuol dire, analizzando quello che è uscito negli ultimi anni come finanziamenti, tutti stanno puntando sul digitale. Cioè, penso, confermami Roberta se sbaglio, ma penso circa l'80% dei fondi FSE, fondi impresa, dicono, signori, dovete cambiare. Ritorno a quello che dicevo prima, faccio o non faccio, fare o non fare. Dall'altra parte, tutte le visioni strategiche dicono fare, 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 se no le vostre aziende muoiono. All'interno dei finanziamenti dicono priorità competitività, secondo livello valorizzazione delle persone e ibridazione dei lavori. Fate in modo che le vostre persone non siano così bloccate nelle cose che fanno sempre, ma riescano a muoversi sul campo e non giochino da soli, imparino a fare i ruoli di qualcun altro, perché se no saranno buttate fuori dal mondo del lavoro. Non solo le aziende chiudono, quindi competitività, ma le persone che ci sono dentro saranno buttate fuori perché l'azienda chiude. E quando sono buttate fuori non troveranno lavoro, perché diranno che faranno ancora le fatture, registreranno ancora le fatture, quando da anni le fatture sono elettroniche e si possono registrare da sole. Questo è il cambio di paradigma necessario. E dall'altra parte, confermami anche tu e anche voi Fabio e Luca, le aziende tendono a non fare. La paura di partire, faccio, non faccio, prendo un altro software, prendo il CRM, quello giusto, quello sbagliato, alla fine non si fa. Nel momento in cui metto su anche il CRM, metto su qualsiasi nuova tecnologia, metà delle persone rifiutano di fare, perché si faceva meglio prima, perché quanto bene stavamo prima, ma il software... Cioè, questo è il dramma. Sì, non so se... È sempre, sì, c'è sempre una... È sempre difficile cambiare, no? Poi quando ci si abitua, e magari anche l'azienda sta comunque andando avanti, ok? Perché spesso si tende a cambiare quando proprio non si può più fare nient'altro, no? E invece quando comunque in qualche modo l'azienda sta progredendo, allora è ancora più difficile fare questo tipo di cambiamenti. E sì, lo vediamo anche noi, si tende sempre a procrastinare.
questo tipo di... No, noi in realtà penso abbiamo un sacco di cose da scaricare, ragazzi. Adesso mi hanno preso il, vedete qua, numero verde, tra l'altro nuovo, vedete, 800-926-118, che mi sembra sì, giusto per aiutarvi. Se volete provate a chiamare, vediamo, così scarichiamo un po'. E il software, no, abbiamo il software gestionale, abbiamo il software che permette di farvi chiamare a voi dopo 28 secondi. Abbiamo speso, boh, anche questo mese migliaia di euro di formazione. Facciamo formazione al nostro team, devo sentire un po', perché effettivamente... Ma, e quali sono, ad esempio, nel nostro caso, Roberta, un'azienda si trova come noi, ok? Probabilmente dopo aver sentito Orazio, aver sentito anche te, ci vogliamo informare, capire come possiamo, quindi quali sono i processi, qual è il processo per ottenere questi finanziamenti, per ottenere questi rimborsi, diciamo, e la procedura, quindi, e le tempistiche anche che ci si può aspettare. Sì. Allora, noi, come dicevo, incominciamo con un incontro conoscitivo e analizziamo il processo, la strada verso la digitalizzazione che l'azienda sta scegliendo, che ha già intrapreso. Verifichiamo che rientri tra quelle indicate dal MISE e quindi per quelle rientranti nel bonus formazione 4.0, dopodiché impostiamo la formazione, cioè diamo all'azienda tutti gli strumenti cartacei che consentono di tracciare la formazione, perché la formazione deve avvenire prima di tutto attraverso una struttura riconosciuta come esperta nel settore della formazione, e questo sono gli enti accreditati nelle regioni di riferimento, gli enti con la certificazione di qualità sulla formazione, le università, le scuole. Un'azienda può anche farsi formazione interna, però poi è difficile che gestisca su registri ordinata in modo puntuale, con degli incarichi ai docenti, con i CD allegati. Ecco, noi prepariamo tutte queste cose, cioè alleghiamo a tutta la pratica i curriculum dei docenti, anche se sono dipendenti interni, verifichiamo che abbiano la competenza poi per andare a spiegare ai colleghi come si usa, no, il nuovo software. Diamo quindi, consegniamo i registri, aiutiamo l'azienda a stilare un calendario di formazione in modo che la formazione avvenga in momenti prestabiliti, oppure seguiamo l'azienda per ricordarle che se si fa un incontro formativo, anche se non era previsto, va firmato sul registro e va tracciato. Periodicamente ritiriamo i timesheet e i registri, verifichiamo come sono stati compilati. Se invece la formazione si sostanzia in poche ore, facciamo una verifica a fine anno. Quindi, per rispondere anche alla domanda, il finanziamento riguarda tutto il 2021 e poi proseguirà anche nel 2022, ma per il 2021 a dicembre si chiudono i registri e si fanno i conteggi di quanta formazione è stata fatta. Verifichiamo, ovviamente cedoli di presenze per essere certi che quelle persone siano state veramente... L'anno scorso, per esempio, molti non hanno potuto rendicontare le ore di formazione fatta, magari in buona volontà e in buona fede, ma con i lavoratori in cassa integrazione. Ecco, quelle non sono ore recuperabili, anche se molti lavoratori si sono prestati e sono stati disponibili a farla. L'attività verrà certificata da un revisore, se l'azienda è obbligata o ha già un revisore può usare il suo, altrimenti si può appoggiare a un revisore esterno e il costo del revisore è totalmente rimborsabile, anche quello viene rimborsato totalmente fino a 100.000 euro. E, il revisore certifica qual è il costo lordo del personale che l'azienda ha sostenuto per aggiornare l'impresa, certifica i costi del consulente che ha formato, come vi dicevo prima, quindi i vostri per esempio, e il conteggio viene inserito dal commercialista negli F24 del primo mese utile, quindi febbraio 2022, cioè il primo recupero. Tra l'altro Clom, se non sbaglio, come funziona, mi dicevi, i pagamenti, viene pagata con quello che rientra? Sì, noi chiediamo una percentuale sul recuperato, ma solo
a consuntivo, quindi al termine, quando a febbraio si ha la cifra definitiva, c'è anche una relazione conclusiva, per cui poi prepariamo una relazione con i contenuti della formazione, le ore sostenute, le persone formate, alleghiamo eventualmente anche delle indicazioni sui software che sono stati acquistati, per cui c'è stata fatta la formazione, sulle nuove procedure introdotte, perché tutto questo poi ovviamente deve essere a disposizione del Ministero, perché ci possono essere delle verifiche nei prossimi 10 anni, quindi prepariamo il pacchetto completo e noi chiediamo il compenso per la nostra consulenza in percentuale alla cifra recuperata solo quando ci sarà il recupero. Un'altra cosa gratuita, cioè che tra virgolette sia autofinanza, non gratuita. Sì. C'è una domanda di Silvia, chiede: è possibile solo per le aziende o anche per le associazioni di promozione sociale? Se sai. È possibile per tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio che hanno dei dipendenti. Okay. Quindi se le associazioni hanno dei dipendenti, sì. Non so se le associazioni di promozione sociale hanno dipendenti o volontari, questa vediamo se ci darà maggiori informazioni. Che devono essere dipendenti dell'azienda, non professionisti. Okay. Non è recuperabile l'amministratore, non è recuperabile il collaboratore, sono recuperabili i dipendenti. Tra l'altro Elena Di Nunno che ci scrive: SRLS o per ditte individuali? Perché Elena, penso che eri, facevi anche tu un lavoro simile, se non sbaglio, ci sta dando degli input. Va bene anche per la SRLS? Sì. Okay. Sì. E ditte individuali? Dall'autoformazione, cioè se un libero professionista, cioè, si vuole formare da solo, questo è coperto? No, non vale per i liberi professionisti, ma è solo per le imprese che, come dicevo, che hanno dipendenti, perché quello che si recupera è il costo, è calcolato, il recupero è calcolato sul costo lordo del lavoratore dipendente. Del lavoratore. Sì. Ok, io volevo fare una domanda a Orazio, no? I finanziamenti a parte, bisogna capire che cosa fare prima di tutto. Cioè, in cosa vogliamo investire con la nostra azienda per farla crescere? Secondo te, la tua esperienza, cosa consiglieresti oggi a un'azienda media con, facciamo un esempio, 15 dipendenti, si occupa di servizi, consulenze, magari uno studio commercialisti? Cosa innoveresti? Chiaramente dipende da che situazione è l'azienda, ma quello che vedi che porta più risultato alle aziende in termini di profitto nel breve termine. Il primo passo da fare, da mettere a posto, la prima area da mettere a posto in azienda è il marketing, è la finanza, è la contabilità, la produzione, l'innovazione. Allora, dipende, e spiego perché. Dipende da dove sono le persone che hanno più desiderio di fare innovazione. Non il punto di partenza è creare il Dream Team, un piccolo gruppo all'interno dell'azienda che desidera fare. Perché uno da solo, che possa essere l'amministratore, il titolare, chiunque da solo non fa assolutamente nulla. Di fronte alla prima, seconda difficoltà, si ferma e continua a fare le cose di prima. Quindi il primo vero passaggio è individuare, se siamo in 15, 3-4 persone che hanno voglia di fare. Su queste cominciare ad individuare dei mal di denti, ossia cose che a loro danno fastidio, e intervenire su queste per innovare. Quindi dico, mi fa mal di denti, voglio andare dal dentista, trovo la soluzione per i mal di denti. Questa è la soluzione, quindi che mi fa entrare in una logica di miglioramento continuo, di caccia agli sprechi e così via, fatto da persone che vogliono risolvere. Chiaramente, se non so, l'obiettivo è i mal di denti, è che ho pochi clienti, è chiaro che il digitale è una risposta. Se non trovo le procedure, il digitale è una risposta, perché mi aiuta a trovarle. Qualsiasi cosa dove c'è l'intelligenza delle persone che vogliono contribuire al miglioramento, questa è la strada necessaria
poi può essere in un'area piuttosto che nell'altra, ma è secondario. Quindi muovere, si parte dalle persone? Si parte sempre dalle persone. Non ho visto, cioè, a parte che dice, ok, devo prendere il CRM, metto su, speriamo che vada bene, ma se non c'è un desiderio, qualcuno che lo sponsorizza e lo sente e comincia a usarle, convince gli altri persone, qualsiasi tecnologia rischia con alta probabilità il fallimento. Quindi le persone, cioè si ritorna sempre lì. E quindi la formazione e guarda caso i finanziamenti. E quindi non, gli alibi non ci sono, però se non trovi il bando e la matassa da dove partire, diventa difficile, perché invece formo, ho dei costi, perché comunque le persone non mi producono recupero, ma ho comunque dei costi, se non porto dei risultati, comunque non vado avanti. Quindi si ritorna sempre lì alle persone. Esatto, posso confermare, perché è vero, cioè, anche io ho fatto consulenza a certe aziende che magari è il titolare che vuole migliorare un'area, però se poi il team di lavoro di quell'area non accetta i consigli che diamo, non c'è niente, è un problema. Magari te la finanzi anche la formazione, però non cambia niente in azienda, quindi comunque non arrivano i benefici. Posso intervenire? Spesso la formazione ha anche lo scopo di coinvolgere i lavoratori dipendenti, no? E di farli partecipare anche alla fase di trasformazione che l'impresa vuole intraprendere. E quindi l'obiettivo della formazione non è solo trasferire delle informazioni o delle nozioni o nuovi strumenti da utilizzare, ma proprio anche condividere un passaggio, una trasformazione, un momento importante, in modo che, o magari anche tirar fuori qualche rospo e gestirlo tutti insieme, e fa parte anche questo, no, del cambiamento. E noi la utilizziamo anche come motivazione, la formazione. Sì. Cosa è un regalo, certo. Un premio anche. Certo, beh, certo. Bisogna che sia apprezzato, perché se hai dei collaboratori che non ne frega niente di formarsi, è un problema, però per noi, per esempio, è un valore fondamentale dell'azienda, sì. Lo regaliamo. Infatti anche Elena è d'accordo. Elena dice, aspetta perché tanti commenti, da soli non si va da nessuna parte, verissimo. Rema contro non hanno ben compreso l'idea o non ben spiegata dal titolare. Molte le variabili, comprese la condivisione importante. Sì, la condivisione è importante. Sto leggendo i commenti perché poi andiamo in, diciamo, anche in podcast, quindi non vedono i video, vedono solo, sentono solo, quindi è così. Che sì, dire, sì, la condivisione, prendendo spunto, la condivisione anche solo dei saperi, cioè pensate quanti saperi all'interno dell'azienda, va via uno e tutto quello che sa buttato via. Quanto vale questo? Arriva quello nuovo e per entrare a produrre, diciamo, passano mesi, perché tutti i saperi sono dentro le teste o delle persone che sono dentro o da qualche altra parte. Quindi la condivisione, l'accumulo, la condivisione di saperi, cioè, e quindi entra una logica di formazione continua sui saperi, che non sono solo quelli che portate dall'esterno, che si portano dall'esterno, ma quelli che sono più strategici, molto spesso, che sono quelli che sono dentro. Esatto, esatto, verissimo. Sì. Sto leggendo. Okay. Ora bisogna avere 5 lauree per comprendere il giro. Beh, bisogna studiare tanto, sì, bisogna studiare tanto. Poi io non so chi dice, io non sono un imprenditore, non ho tempo di formarmi, non capisco, sinceramente non capisco. Comunque, vabbè, detto questo, che dire, Fabio? Io direi che abbiamo affrontato un po' tutti i temi più caldi. Non so se pensate, Roberto, Orazio, se volete aggiungere qualcosa magari di importante che non abbiamo toccato, perché secondo me è stata una chiacchierata molto molto esaustiva, che ha coperto appunto i punti più importanti. Poi ricordiamo che chi vuole maggiori informazioni su come digitalizzare l'azienda può visitare il sito lavorare senza carta.it oppure .net, scusami. Chi invece vuole approfondire e capire se e come appunto avere questi finanziamenti di cui abbiamo parlato può visitare clom.it, questo sì. Oppure cercare direttamente Roberta Milesi
online, i social, LinkedIn, Facebook, eccetera. Qualcuno l'ha già fatto. Ok, perfetto. Quindi se volete aggiungere qualcosa, se pensate che sia importante... Ma io proprio per aggiungere, intanto, proprio vista l'importanza... Ah, sì, senza carica, guarda, vai, vai, in automatico. L'importanza del gioco di squadra, cioè capire che la partita, cioè se portiamo le nostre persone a vedere il gol, a vedere la partita che si può fare insieme, mette in ordine quasi tutto, cioè quindi la formazione, la condivisione dei saperi e così via, però il gioco, e quindi anche nelle metodologie game storming e così via, aiuta tutti quanti a allinearsi su un'unica porta. Quindi la metafora, ancora una volta, del gioco, però bisogna andare in campo, vedere la porta e puntare a segnare più gol di quelli che si ricevono. Assolutamente sì. Giusto. Roberta? Per no, io devo dire che le informazioni le ho date tutte. Quindi mi manca solo un consiglio per gli imprenditori, tu che di non avere paura della formazione e non avere paura che i lavoratori non seguano o non siano contenti, perché secondo me i lavoratori coinvolti partecipano, sono motivati e anzi si sentono valorizzati da questo, quindi più formazione si fa più vantaggi tornano proprio anche in termini di competitività, di risultati, di clima, e il fatto che si possa anche risparmiare tantissimo grazie a questo, secondo me può essere solo un aiuto e una motivazione in più. Sì, perché quello che diciamo sempre anche noi, quando sei in un mercato, quindi hai diversi competitor, se in ogni mercato è una guerra con tutti gli altri, e se stai fermo o se progredisci lentamente stai regredendo in realtà, perché gli altri stanno progredendo molto più velocemente, e il modo per progredire è quello di ottenere delle informazioni che altri non hanno, cioè quindi formarsi, okay? Oppure delle informazioni o delle esperienze di altri che possono arricchire la tua organizzazione. Solo in questo modo si progredisce e si possono superare gli altri concorrenti, altrimenti se si galleggia, se si aspetta di farsi trascinare dalla corrente, in realtà si sta regredendo. Esatto, e anche aggiungo io, avere un team formato e avanzato è quello che ti fa vincere contro i competitor, primo, quindi è interessante per l'imprenditore. Secondo, interessante per tenerti questo team, perché se i tuoi dipendenti dopo un anno che lavorano con te l'unica cosa che hanno è un conto in banca un po' più alto, alcuni addirittura lo spendono tutto, non è motivante. Quello che è motivante è che loro si guardano indietro e dicono: cavolo, quanto sono cresciuto in un anno che sono con questi qua. Questo fa molto più motivare le persone a stare con voi nella vostra azienda. Quindi considerate queste cose, perché adesso ci sono passato anch'io, quindi quando ero dipendente dicevo questi esami, no? Dicevo, cosa ho imparato questa settimana, cosa ho imparato questi 6 mesi in questa azienda. Se per troppi mesi, anni resta tutto uguale, le persone più in gamba magari se ne vanno. Quindi è importante anche per quello, secondo me. Certo. Ok. Bene, Orazio, Roberta, vi ringraziamo molto per il vostro contributo di oggi. Questo è stato il primo, poi torneremo, faremo altre live in diretta così. Mi piace fare molto interviste informali, poi vedete che ci sono le domande, interagiscono le persone, quindi se vi è piaciuto richiedetecelo che richiamiamo. Quindi organizzeremo magari sì un'altra volta. Magari con altri temi molto specifici specifici su una categoria di aziende piuttosto che un'altra, perché diverse categorie di aziende possono avere diverse esigenze. Grazie, vi ringrazio. E a presto. Grazie. Buona giornata, a presto. A presto. Se volete potete chiudere, intanto io e Luca continuiamo altri 5 minuti. A presto. Okay. Ottimo. Carolina ringrazia, grazie a tutti per l'informazione. Sì, guarda, io, cioè, siamo nel business da anni, ma siamo venuti a conoscere questo mondo qualche mese fa. L'abbiamo preso e ve l'abbiamo portato subito qua. Cioè, il bello di essere dentro il nostro gruppo è anche questo: noi quello che troviamo di interessante ve lo portiamo. Poi, ragazzi, siete in pochi.
è un vantaggio, perché se noi vi diciamo guarda che tu puoi formarti così, voi avete un'azienda di 20 dipendenti, vi fermate con questo sistema qua e il vostro competitor non lo sa perché non seguiva Luca e Fabio, chiaramente lo superate. Poi voi condividete lo stesso, per favore, però cioè, sono vantaggi competitivi. Mary dice: purtroppo i miei soci non lo capiscono, sono l'unica dei 4 soci che fa formazione. Prova a condividere con loro questi video, prova a iniziare a farli vedere anche queste dirette e quello che condividiamo, perché se sono fuori da questo mondo, da questa bolla, magari proprio non riescono a capire. Quindi, però qua è un linguaggio abbastanza comprensibile, sì. Cioè si paga, se adesso non so che azienda avete, però se avete un'azienda strutturata qui e avete visto, si può parlare anche di 100.000 euro all'anno, cioè con 100 dipendenti, cioè un attimo vedere le cose. Sì, quindi condividi questi contenuti. Certo, bisogna avere il coraggio di farlo e fare i cambiamenti. Patrizia ci scrive: io che mi occupo di formazione on the job per il marketing e la vendita, è sempre difficile metabolizzare tutte le info e trasformarle in azioni, ma ho sempre trovato che la maggior parte dei problemi parte 7 su 10 dall'alto, dal capo. Ok, dipende che aziende anche, secondo me. Comunque sì, mettere in pratica, in verità io e Fabio siamo abbastanza, ma quando impariamo qualcosa passa poche ore. Sì, perché poi è un'azienda più sì, snella, anche nata digitale e molto snella, molto smart. Anche questo, ragazzi, cercate di essere, tenere le cose agili, flessibili. Noi diciamo meglio lavorare in smart working. Perché? Perché è tutto più flessibile, è tutto più modificabile. Noi piacciono le aziende così, dove, ok, se noi diamo un consiglio di marketing, non è importante solo quello che ti diciamo di fare, è anche importante quanto tempo lo fai e come lo fai. Cioè, se non hai un team che riesca a farlo nel giro di una settimana, magari è troppo tardi. Quindi è importante anche, come dice Patrizia, sì, sapere mettere in azione la cosa. Fatto è meglio che perfetto. Cioè, l'importante, a volte ha più valore la tempistica, cioè essere veloci e rapidi nell'implementazione di una modifica di una strategia, piuttosto che aspettare settimane o mesi per pubblicarla perfetta, perché poi magari si capisce che in realtà non è voluta dal mercato, magari, oppure non è efficace. Quindi piuttosto meglio partire prima in modo più snello e applicare subito le nozioni, così da poi tarare il tutto in base a come funziona fin da subito. Va bene. Della perfezione. Okay. Denise ci dice grazie, Carolina grazie a te, domani Manuela andiamo a Bologna, sì, vediamo se abbiamo il tempo di fare qualche video, sì, siamo di un po' qualche live presi male, sì, saremo in aula 3 giorni, di cui una mezza giornata parleremo, quindi siamo un po' presi così, però insomma dobbiamo arrivare anche preparati all'evento di settimana successiva, sì. Ok, quindi il weekend prossimo, domenica 6, lunedì 7, vi ricordiamo la fabbrica di fatturato, vedete che metto anche in sovrappressione la grafica, iscrivetevi, è gratuito, quindi vi potete iscrivere a www.lafabbricadifatturato.com e vedremo proprio nel concreto come creare una struttura, un sistema, un funnel per generare contatti e trasformarli in clienti per aziende di servizi, aziende di consulenza, formazione, coach. Quindi non potete mancare, sarà in Zoom, quindi ci vedremo direttamente, saremo insieme in una call molto intima, nel senso che potremo andare a interagire direttamente, potete condividere le vostre landing page, il vostro sistema attuale di generazione contatti e avere i nostri feedback. Quindi questo è molto importante. E poi vi presenteremo uno strumento che noi stessi utilizziamo per implementare tutto questo e anche un percorso di affiancamento per appunto affiancarvi nell'implementare tutto questo. Quindi sarà durante questo evento vi presenteremo poi un percorso appunto per i prossimi mesi in cui potremo andare a creare questa struttura, questa macchina, queste landing page, queste sequenze email nel concreto. Quindi, come diceva anche Patrizia, a volte è difficile poi andare a implementare quello che si impara,
E noi l'abbiamo capito questo perché abbiamo visto che tanti vogliono studiare, studiano, ma poi fanno fatica ad implementare, per cui abbiamo pensato proprio di affiancarli nell'implementazione e sarà qualcosa che è un percorso, quindi che presenteremo il 6-7 giugno alla fabbrica di fatturato. Quindi riprenderemo per mano, ma ci sarà da correre, ve lo diciamo già, dal 6-7 saranno comunque serate impegnative, prendetevi il tempo libero, non c'è niente di facile, ragazzi, cioè bisogna mettersi in testa che per ottenere risultati bisogna saper fare delle cose e farle, e noi siamo qua per aiutarvi, darvi la nostra esperienza, per farvi evitare quelle cose che a noi magari ci hanno fatto perdere giorni per capire come farle, ci hanno fatto perdere migliaia di euro di budget sprecato perché pensavamo che fosse giusto così, invece poi abbiamo capito che era giusto cos'ha. Quindi noi portiamo valore perché portiamo questa esperienza qua e vi trasciniamo, vi invitiamo a farlo. Però mettete in conto, ce lo diciamo, non c'è niente di che viene giù segreto dal cielo automatico per far diventare il fatturato, raddoppiare il fatturato a tutti. Se fate le cose come siamo di fare, le potenzialità ci sono, perché noi è quello che facciamo anche per noi, vi faremo vedere da qualche anno, però bisogna aver voglia e mettersi l'impegno. Sapete che noi siamo così, in Veneto siamo molto pratici, ci piace lavorare, quindi, e se non lo sai, sallo. Bene, io direi che con questa battute con questa Claudia, che giustamente dal Veneto anche lei ci saluta, grazie per oggi, divulgo l'informazione, divulgate la fabbrica di fatturato, condividetelo con tutti i vostri contatti, e anche perché registrandovi lì riceverete poi l'invito per accedere al gruppo Facebook la fabbrica di fatturato, in cui siamo già in 500 e quindi siamo arrivati a che è stato il 600esimo iscritto al siamo arrivati all'evento. Adesso ve lo dirò, siamo circa 600, penso 605, 610 iscritti all'evento e 600, ok, e 500 all'interno del gruppo, quindi Sara, dentro il gruppo potete già vedere delle dirette esclusive e avere accesso a 6 lezioni gratuite su come fare lead generation online, quindi solo iscrivendovi gratis avete subito delle lezioni gratuite. E poi avete anche la possibilità di collegarvi in diretta 2 serate, 6 ore a questo laboratorio, per cui non avete nulla da perdere. Anzi, aggiungo una cosa, Fabio, forse è da chiarire. Non è la stessa cosa di vendere grazie a internet, non è che rifacciamo l'evento, è tutta un'altra cosa. E per chi di voi sta studiando Vitamina PPC, quindi corsi sulle campagne online, non parliamo di quello, quindi non stiamo parlando di campagne marketing, ma di quello che succede da quando portate il traffico nel vostro sito a quando vendete. Perché con le campagne marketing potete portare traffico nel vostro sito, ma poi bisogna capire che sito avete, che landing page avete, se questo traffico, queste visite che arrivano nel vostro sito riuscite a trasformarli in contatti interessanti e interessati a voi, e se poi questi contatti riuscite a trasformarli in vendite. Cioè, siamo accorti che manca tutta quella parte lì. Quindi portiamo l'esperienza per riuscire a fare questo praticamente, ok? Sono strumenti pratici, quindi volevo chiarire, non è quello di cui abbiamo parlato fino adesso, è una cosa nuova, quindi è assolutamente nuovo, ok? Va bene, ok, fatto bene a specificare, comunque 600esimo è Sara che vince il premio, non so chi sia. Perfetto, ragazzi, ci vediamo quindi giovedì prossimo e poi domenica 6 e lunedì 7 per la fabbrica di fatturato. Ciao a tutti e buona giornata. Ciao a tutti.